matto, matto il mortaio. Tu non sai che cosa significa per me dover smontare tutta la postazione, porca c'è la miseria. E dove la metteresti, scusa? La devo mettere forse sopra la scrivania. Troppo caldo. Ah, no, perché tu l'hai sotto, messo sotto, sì. E giustamente ti va a sbattere nella scrivania e ti fa calore. Più che altro mi spavento che va a fuoco. No, vabbè, andare a fuoco non va a fuoco, però si fa caldo. Pa, 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 pa. Pa, pa. Ok, presente giù. La maggior parte delle armi ha diverse modalità di fuoco, funzioni per accedere e tieni premuto ricarica. Sì, è quello che ti ho fatto vedere con la mitragliatrice all'inizio. Sì, sì. Allora, presente Terminator il giorno del giudizio. Se hai visto mai quel film, preparati perché ora affronteremo quello, esattamente quello. Che vengano, che combattano, che affrontino l'insormontabile potenza degli Helldiver. Buona fortuna, Davide. No, ho sbagliato arma, cazzo. Ma già uno l'ho ucciso io. Vabbè, il problema non sono questi qua leggeri. Richiesta rifornimenti. Ma gli aerei sono pure di loro? Sì, gli aerei sono nemici, sì. Sconfiggi un gigante. Non so, non chiedetemi come ho fatto. Ma l'ho fatto. Vabbè, probabilmente quando uccidiamo noi i nemici ti do la kill. Stai attento a questa merda perché se ti ci avvicini ti fa danno, non ti ci avvicinare. Dici la sfera? Sì, quella elettrica, non ti ci avvicinare. Non so neanche perché l'abbiano portata nel senso. Visto che i terminidi possono spararci. Un po' fiacchetti. Certamente veniamo inondati da ondate infinite. Tipo là c'è un catarino. Da. Inviate un Eagle! Minchia, ho ucciso De Gabrielin. Brutto stronzo, ma ho ucciso il mio compagno. Però vediamo, mettiti dove sono io qua. Possibilmente senza ammazzarmi. Ok. Inviate un Eagle. Un altro carro armato di merda. Ti preoccupare, ci sono io. Ma io ho lanciato l'Eagle. Perfetto. Pesante, sud-est. Attacco aereo. Orbitale in arrivo! Morte fiammeggiante! Sbarramento orbitale, sgomberare l'area. Esatto, ex, vicino! Chiedo dei rinforzi! Oddio! Brutto stronzo, mi hai ucciso tu! Ti ho dato il bombardamento totale. Devo ammettere che sto funzionando. È nato il stronzo, se tu mi uccidi! Perché... se ti butti in mezzo agli esplosivi che ci posso fare io? Se mi fate mi chiamo mezzo agli esplosivi, che ci volete da me! Guarda che ti puoi spostare col pod. Vabbè, ma io che ne so che tu sei messo che là che si massacri. Sì, ho lanciato lo sbarramento esplosivo, è normale che... lo prendo in prestito questo, non vorrei che vada sprecato.
Fanculo, ce l'abbiamo fatta! Au. No, ci sono il carro armato! Finché mi sono andato a buttare davanti al carro armato! Finché il bello, ce l'abbiamo fatto! Ci ha rotto i coglioni. Chiedo supporto aereo. Consegna del carico. Tutti sulla nave, presto. Ma non mi fa andare sulla nave. Andiamo, dai. Conto alla rovescia iniziato. Pronti al decollo. Fai il tuffo, dai. Ma perché il tuffo? Perché a volte ti si incastra mentre sarai nell'astronave. Se è messa tipo in un dislivello non ti entrare bene. Stai da una missione di notte, gioco una missione bot. Cioè sto platinando il gioco in una giornata. Non è molto difficile da platinare. È abbastanza facile da platinare per questo gioco. Cioè, originariamente era pensato per un numero di giocatori veramente ridotto, quindi non è che hanno pensato in grande quando l'hanno lanciato. Ha avuto un successo a caso. Ok, un altro telefono. Aumento di grado. Tra poco sblocchi il cannone automatico. A livello 10 lo puoi sbloccare. Bloccati la sentinella Gatling, che sei di ritorno.